Allora, continuiamo la nostra trasmissione. Diamo il benvenuto a Angelo Malannino che viene a trovarci soventemente, quasi settimanalmente. Come mai senza barba fatta? Mi sembra Ma molto freak, mi volevo molto dare un tono da saggio, d'assaggio. da saggio, tutti quelli che hanno una certa età, che sono saggi greci, tutti portavano la barba. E anche perché, anche quelli di sinistra, per darsi un tono di salotto chic, tutti questi che portano Ma la barba. dai, avanti, Angelo, dai. Ma ho notato che più che di sinistra sembro sinistro. Per cui È l'ultima volta che viene così. no, la prima e l'ultima. Oh, meno male, dai. Va Quindi bene così. no, è stato un caso così Senti, ci siamo visti la sinceramente. scorsa settimana, ma certamente gli accadimenti, che stanno succedendosi sono indubbiamente degni di attenzione, di valutazioni. Parlando ovviamente di cose Certo. un po' più di argomentazioni argomentati, se mi consenti. Ecco, anche qui in televisione abbiamo avuto in questo programma, questa settimana notevolmente intensa, diciamo lunedì questo confronto con il dirigente dell'ASP per il problema della REMS, martedì questa intervista in esclusiva che abbiamo avuto con il sindaco Aloisi. E poi ieri Interessante, sera devo dire, molto interessante. anche l'intervento del commissario del comune di Caltagirone, l'ingegnere La Rocca. Ecco, voglio dire, a prescindere da questo, questo poi lo li contestualizziamo con quello che sta accadendo in tutta la regione siciliana e anche a livello nazionale, perché per certi versi tutto si sta riverberando, diciamo, no? Tutto più o meno diventa collegato. Ecco, io credo che ci siano molti spunti per fare un po' di riflessione, un po' di analisi, analisi, analisi e riflessione. Tu che sei un Pensatore, pensatore assai, facciamo il pensatore, ci passiamo il tempo, ci anzi, dilettiamo. giusto così, Intanto ti devo fare, l'importante è dire cose intanto, intelligenti. ci proviamo. Intanto una cosa, non so se è un rimprovero o una mancanza, cioè una televisione con 35 anni di esperienza, non so, o gli è sfuggito qualcosa, magari per sapere com'è il fatto. Che Ma chi c'è stato a Caltagirone stamattina? Il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon, il presidente della Repubblica in forma privata? Cioè, e tu non ne sai non so niente, non niente. ne sai niente. No. Cioè, è una cosa che Che veramente, ma è uno sconvolgimento in assoluto. è successo? Mi stai incuriosendo. Vedere il nostro comandante dei vigili urbani in divisa. In In divisa. Ti giuro, in divisa, vabbè, io l'ho visto non mille l'avevo, volte. ma nelle feste comandate per Sagnapoco, ma normalmente, nella normalità, infatti, mi dicono io non l'ho visto. E la divisa era un poco dimessa, mezza tarlata, cioè lui quando la conservi con la naftalina, in modo che quando la prende, penso che ora la prenderà molte volte, Sì, perché ho sì. avuto l'impressione che il commissario su questa cosa gli abbia fatto mezzo appunto, quindi magari ma anche perché è giusto e dare dignità anche alla città avere un comandante con la divisa. E non in maglietta, io penso. Che io vado in maglietta, chi sono? Non sono nessuno, ma un comandante. I vigili urbani non sono il fiore all'occhiello di una città, sono quelli più in vista, più. Quindi ho avuto. Tu mi stai dicendo che non è venuto nessuno. Quindi no, questo lo rassegno alla popolazione che nel caso vedessero il comandante dice, è normale. Ci stiamo riavviando alla normalità anche in questo, dovevo dirlo perché non potevo non dirla sta cosa. So che il commissario, io passo dal serio al meno serio, so il commissario è venuto qua e giustamente ha fatto una riflessione pacata ma comunque molto, molto seria sulla situazione disastrosa di Caltagirone, ma questo la conoscevamo, no? Certo, bisognerà piano piano riprendere il filo della matassa. Ho sentito, ho ascoltato che ha intenzione di sistemare quantomeno l'anno di gestione in corso. Questo gli consentirebbe, secondo me, di avere aperte le porte
della tesoreria, cioè, magari in forma di il 2015, il 12-14 cioè. E come fa a riequilibrare? Cioè, quindi neanche se viene, cioè tu dici il tentativo lo fa per il 2015, ma c'è, dopodiché cercando vedremo, di colmare, perché il ragionamento che io facevo tra me e me è che i fatti si stanno avverando sono quelli che anche questa andata a Roma, secondo me sul piano pratico sarà servito a poco, perché per Roma la pratica è chiusa dal momento in cui le carte sono state mandate a Palermo e Palermo nomina il commissario, certo, perché è l'organo sostitutivo rispetto alla 267 del 2000, perché siamo a statuto speciale, per cui quasi quasi se ne sono lavati le mani come Pilato, secondo me, a Roma. Quindi, non so se la regione siciliana sarà nella possibilità anche economica di darci una mano, trovasse chi gli dà una mano alla regione siciliana, quindi sono tutti problemi che si accavano. Quindi aver sviluppato l'idea di sistemare intanto un preventivo 2015 in modo da far quadrare i numeri per il 2015 è l'operazione più sensata e più intelligente e forse anche l'unica che si poteva fare. Probabilmente avrà avuto assicurazioni che il 2012 e il 2014 si mette congelato, no, ha detto che aspetta, ridiscutendone a settembre, ottobre. No, ha detto che aspettava che c'era qualche novità legislativa, per cui legislativa non penso che possa soddisfare le nostre esigenze. La novità legislativa ben venga per rimettere in movimento di nuovo, con un'altra anticipazione, con un altro mutuo, per coprire eventualmente i buchi che ci sono, che pagheremo anche noi sicuramente. Il problema è che, arrivati a questo punto, congelando il 2012-2014, il commissario deve attivare l'articolo 281. Non possiamo. Cosa prevede il 281? Quello di rimandare le carte all'autorità giudiziaria ordinaria e alla Corte dei Conti circa il fatto della impossibilità del riequilibrio 2012-2014, cioè questo è un dato di fatto che è ancora un'altra perdita di tempo. Come si comporterà? Comporterà che la magistratura ordinaria farà il suo corso per vedere se ci sono responsabilità penali in merito, e la Corte dei Conti per quanto riguarda le responsabilità amministrative sia dell'organo politico e sia dei relativi dirigenti. Ma questo era nelle normali cose, quindi non penso si possa fare diversamente. È un atto dovuto che il commissario deve fare, che probabilmente per una questione anche di galateo istituzionale, di galateo, sta temporeggiando, ma non penso che ci siano le condizioni ancora. So che ha incontrato gli impiegati per quanto riguarda il prepensionamento Fornero. Io parlavo ieri, sì. Io consiglierei di nella rimodulazione della dotazione organica, se passa, di mettere dentro, perché sennò mi pare che sia un po' difficile poi fare il prepensionamento, di infilare dentro i precari. Questa è l'idea. I precari, e mi pare questa dovrebbe essere. Ma questo era quando noi sostenevamo in tempi non sospetti, l'unica soluzione era rimodulare la nuova dotazione organica, farcela approvare, dopodiché facevamo gli esuberi, si dichiaravano gli esuberi, cosa che doveva fare la vecchia amministrazione e che purtroppo non ha fatto. Certo, questo comporterà dei tempi. È vero, la città non può aspettare, i creditori non possono aspettare, la Dasti non può aspettare, i pulizieri non possono aspettare, tutti quelli appresso non possono aspettare, è vero, però abbiamo aspettato 3 anni, quindi arrivati a questo punto non dobbiamo assolutamente avere l'assillo dei giorni. Non l'abbiamo avuto per anni questo assillo, pazienza, ormai siamo in questa situazione. So che ha incontrato anche quelli dell'assegno civico stamattina,
con quelle della Dasti, sì, so che certo c'è poco da incontrare, se non c'è possibilità di dare o di dare notizie positive per quello che ognuno pensa di ottenere, non è facile, niente certo. È facile. Però ti posso dire che l'uomo mi sembra molto determinato, anche se rispetto alla prima puntata, alla seconda puntata, molto più pieno di responsabilità, molto più pieno di responsabilità. Probabilmente ogni giorno che passa, io avevo sollecitato i dirigenti di agevolare un rapporto con il commissario, anche perché il commissario, avendo responsabilità apicali a Palermo, che non lascia giustamente, tra questi il fatto di essere capo di gabinetto alle infrastrutture, che significa un posto molto molto delicato nella pubblica amministrazione regionale, è chiaro che il fatto di rimanere un giorno e mezzo e poi andare via e lasciare tutto il lavoro da fare, se quel lavoro poi non si esplica e non si esplica con impegno. Ma voglio dire, ieri sera anche su questa sembra che ci sia, è stato abbastanza esaustivo, voglio dire. Io il filo con Caltagirone lo perdo mai, perché giornalmente sono in contatto, non è che è necessario. Voglio dire che deve trovare qui la conseguenzialità della conduzione, perché se non c'è la conseguenzialità, il rischio è che poi quando un atto se ne va, il succe balla e siamo punti da capo. Quindi una maggiore responsabilità da parte dirigenziale. E a proposito di questo, è sconcertante l'ultima sciocchezza, cioè pretendere, mandare un decreto ingiuntivo al comune di Caltagirone per pretendere l'incentivo alla progettazione che non tocca, è qualcosa di veramente vergognoso. E è una cosa che non deve succedere. C'è gente che muore di fame e c'è qualcuno che è convinto di essere tra i furbetti del quartierino o tra i compagni di merenda o tra gli esperti, invece di fare gli esperti. Questa situazione non è assolutamente possibile. Faccio capire alla cittadinanza. Certo, è arrivato un decreto ingiuntivo perché non è stata pagata ad un settore dell'ufficio proponente un bando di gara le incentivazioni relative alla progettazione. Ora, a parte il fatto che sentenze ormai passate, consolidate, non una sentenza, ma moltissime sentenze di Corte dei Conti, di Cassazione, eccetera, chiariscono che l'articolo 92 del decreto sugli appalti deve essere intesa l'incentivo alla progettazione per i lavori relativi a lavori pubblici e non per beni e servizi. Se io faccio una gara di beni e servizi, non posso pretendere l'incentivazione sulla progettazione. Non posso pretendere, non è vero, è che la legge rimanda al regolamento comunale degli uffici, ma anche vero è che per quanto riguarda questo, ormai la sentenza, per esempio l'ultima, della sezione 259 del 2012, dice che i punti fermi che il regolamento interno devono rispettare sono quelli relativi all'erogazione ai soli dipendenti espletanti gli incarichi tassativamente indicanti nella norma riferite all'aggiudicazione ed esecuzione di un'opera o di un lavoro, quindi non di un appalto di fornitura di beni e di servizi.
Quindi mandare un decreto ingiuntivo al comune in un momento in cui uno non ha neanche il pane per mangiare e pretendere migliaia di euro dal comune, ed avere poi qualcuno, qualche imbecille in questo comune che non fa, che non impugna il decreto ingiuntivo perché dice che gli toccano anche, che le somme gli toccano e quindi glieli dobbiamo pagare, e ripeto, qualche imbecille perché non legge le carte, non fa il suo dovere. Ma le lauree che le mandò Pertini con l'elicottero quando diventò Presidente della Repubblica per qualcuno, e pretendere soldi, cioè l'incentivazione alla progettazione per un bene e servizio. E allora tutti così, nel pubblico impiego, ogni bando di gara minimo, sciocco, di qualsiasi genere, paghiamo. I dipendenti sono già pagati, certo in questo momento non sono pagati, hanno difficoltà, ma solitamente sono pagati per espletare un loro servizio. E tra i servizi c'è anche la possibilità di prendere l'incentivo della progettazione quando fanno una gara d'appalto, ma una gara d'appalto di lavori pubblici, ripeto, non di beni e servizi. Che cosa è successo nella pratica? Perché io ti sto vedendo quasi, ecco, non ti sto vedendo, e allora ho capito che non segui, se non stai seguendo tu pensa. Appunto. Fecero una gara disastrosa, perché allora io con questi termini l'ho catalogata, con la Dasti, ecco, che è beni e servizi, non è lavori pubblici. Ecco, non solo questa gara si è protratta per 2 anni, a 3 mesi, a 6 mesi, con illegittime, ripeto, illegittime, e non mi stancherò mai di dirlo, illegittime determine dirigenziali intervallate da ordinanze sindacali. Non solo questo, ma a questo poi si aggiunge che si vanno cercando le incentivazioni alla progettazione per una cosa del genere, è di una assurdità. Siamo veramente l'unico comune, non d'Italia, del mondo, che chiediamo queste soldi. Allora, il ragionamento è questo ed è chiaro: dobbiamo finirla. Ognuno deve fare il suo dovere, lo deve fare sino in fondo. Se gli tocca quello che gli tocca, deve averlo. Se non gli tocca, non solo non deve averlo, ma se c'è un minimo di irregolarità nell'atto, bisogna prendere provvedimenti subito drastici. E chi meglio di il commissario, che è un ibrido nel panorama politico amministrativo di una città, in questo momento può farlo. Questa è una cosa che rassegno alla città, ma che è riferita proprio al commissario. Il commissario sappia che c'è un decreto ingiuntivo da pagare, illegittimo, illegale, e che non deve assolutamente essere pagato, perché sono soldi che si tolgono alla collettività, che già soffre per conto suo, e di tanto soffre per conto suo questa collettività. E ancora ci ma la cosa strana è che nessuno impugna l'atto, si fa passare l'atto come se fosse normale, cioè esiste un ufficio legale, si può legale. Ravvisare la compiacenza di qualcuno, certo, esiste un ufficio legale, cosa fa? Dorme. Esiste un ufficio, un economato, che fa? Runfa. Che fa? Quindi c'è un po' di compiacenza. No, c'è confusione. Voglio dire, confusione. Compiacenza è un vocabolo un po' spinto, che non debbo essere io a dirlo, debbono essere gli altri ad appurarlo. Io posso dire che c'è confusione, tanta confusione in questa pubblica amministrazione. E spero che, certo, non dipende da questo signore che è venuto, dipende da un retaggio culturale che ci portiamo indietro, chiaramente, però non è possibile assolutamente, per giunta su un bando che fa schifo, che è fatto malissimo, che non si è fatto, che nessuno poi è andato a vedere se effettivamente è regolare
o se hai fatto bene e devo anche pagare l'incentivazione alla progettazione. Ma qui sono tutti pazzi, qui sono impazziti, e c'è gente che per 10 euro farebbe la qualunque cosa in questo momento a Caltagirone. Veramente è una cosa che non dovrebbe esistere, non dovrebbe essere neanche pensata. Oltretutto illegittima, ma oltretutto, anche se fosse illegittima, in un momento di vacche magre, in un momento in cui siamo alla desolazione completa, in una città morta, facciamo un decreto ingiuntivo per avere somme che non ci toccano. E nessuno alza un dito per dire: non è vero, non gli toccano queste somme. Io spero che il commissario mi stia a sentire, spero, o che qualcuno glielo riferisca. Questa non è una situazione possibile. E se non si può fare più, se non si può dare più corso ad un'impugnazione dell'atto, si portino le carte alla magistratura. Si portino le carte alla magistratura. Non si abbia nessun timore, perché non è possibile questa situazione. Non è possibile. Qui da anni viviamo in un'assoluta inettitudine e ignavia, e bisogna cambiare rotta per questa città, perché qui non ce la fa nessuno, non ce la fanno gli imprenditori, non ce la fanno i ceramisti, non ce la fanno gli operai, gli impiegati non vengono pagati, e poi succedono di queste cose. Mi sembra come quando a Cuba c'era Battista che ballavano tutti, che c'è che fare, ammazzavi gente per sempre. Ma per dirti, ma dico, ma quando non ci si re, o come Battista il Titanic. È casuale, diciamo. Sì, no, perché a barba, no, stai tranquillo. O quando il Titanic affossava e quelli continuavano a suonare tranquillamente sulla nave. Ma veramente, ma siamo impazziti. Allora, io pregherei quelli stessi che hanno fatto questa sciocchezza di ritirare il tutto. Evitiamo di fare polemiche, evitiamo di far ridere la gente. Non sorridere, ridere la gente. Perché questa è una tragicommedia. Non sono riuscito a focalizzare ancora. Ma io non devo dire. Non mi sembra. No, ma non voglio quello. Vabbè, ci siamo capiti. Mi sembra, anche perché poi, guarda caso, dalla Dasti, poi giusto, quando è la Dasti è quella per cui ancora gli dobbiamo dare un consolidato fatturato 900.000 euro circa, e un consolidato totale di 1,5 milioni di euro. E l'unico pagamento gliel'abbiamo fatto l'8 maggio, che è relativo ad un acconto di gennaio per 148.000 euro. E abbiamo la premura di andarci a prendere su quella gara di andarci a prendere l'incentivazione di progettazione. Ma che siamo? Ma siamo ammattiti in questa città, siamo ammattiti. Ma vadano a Milano, si facciano dare i comandi, si facciano trasferire se non gli sta bene Caltagirone, vadano a fare fortune in altri posti, ma non rimangano qui, ci lasciano tranquilli. Vergogna alla Garofalo. Ma è una situazione veramente penosa per chi fa queste cose. È una situazione penosa, e non dico altro perché la stiamo bene. Parliamo di cose più serie. Parliamo. Ho avuto piacere. Queste sono serie, però. Beh, queste sono colorite, no, nell'esposizione. Sono tragicomiche, non sono serie. Colorite nell'esposizione. Non sono serie. Le ma cose sono serie. Le cose serie sono quando parliamo un po' più di politica e di cose più sostanziose. Queste sono cose del quotidiano. Ma sono sempre importanti. Ho ascoltato attentamente, diligentemente, il sindaco di Mineo, che non ti nascondo che mi è parsa persona per bene, ma non c'era bisogno
bilanciava. Io sono stato sempre critico e lo sono ancora, attenzione, sul Carabineo, sugli spari. Ho una mia visione. Ho una mia visione. Fu il primo, quando Paolo Ragusa intervenne nel al giornale La Sicilia con un articolo dicendo che alzava il PIL e la redditività, insomma, fu il primo e l'unico, senza avere titolarità, a dargli una risposta molto colorita e molto particolareggiata. Quindi dire oggi che mi è piaciuta l'esposizione della Loisi, non, proprio io mi metto in una condizione, certo, di stare tranquillo con tutti. Perché mi è piaciuta? Perché intanto mi è parso che ogni azione che questa signora ha fatto, l'ha fatto in assoluta buona fede. Perché il racconto, il ragionamento, non lo so, poi giusto fare dietrologia sulle parole di ognuno, sui pensieri di ognuno, è sempre facile. È sempre facile, però devo dirti che così a primo acchito io ti dico che la posizione della Loisi mi è sembrata molto decisa e nello stesso momento tranquilla, e la decisione che ha preso di sciogliere il consorzio, che era secondo me l'atto che formalmente doveva assolutamente fare, è la migliore soluzione per eventualmente aprire uno spiraglio di verità su tutta questa vicenda, che non è semplice. Dice, nessuno ha, secondo me, in questo momento la verità in tasca, neanche Cantone, neanche Pignatone per quanto riguarda Mafia Capitale, neanche Salvi a Catania o a Caltagirone al Procuratore della Repubblica. Certo, staranno facendo le loro indagini, secondo me saranno lunghe, saranno... ci saranno anche risvolti su eventuale clientele, su eventuale voto di scambio, se ci saranno, se si troveranno, perché anche lì non è che sia facile tutta questa operazione. Però il dato essenziale è quello che si sosteneva a principio. Non è tutta solidarietà. Cioè ognuno quando fa qualcosa, non lo fa, lo fa anche per avere un giusto ricambio per il lavoro svolto. Ti meraviglia, no? No, assolutamente, io sono un soggetto privato. Ti dico che non solo non mi meraviglia, ma è rafforzata anche da una intercettazione nella quale, una intercettazione tra Odevine e guarda caso la cancelliere, quando allora era prefetto di Catania, nella quale, per pensando loro di meglio veicolare e garantire, utilizzo proprio garantire, perché secondo me anche in quella fase la cancelliere in molta buona fede voleva garantire questo processo di appalto e poi di apertura, di nuova gestione del CARA, pretese un soggetto pubblico, che fu il consorzio, appunto il consorzio Terra d'Accoglienza, perché avere un soggetto pubblico con soggetti privati attorno garantiva la riuscita solidale, tra virgolette, e di integrazione. Ecco, solidale della operazione. Poi i fatti diranno veramente quello che è successo. Cioè i fatti sempre giudiziari, certo, ma la verità poi come struttura, dice, poteva avere un nesso, sì, ma certo, secondo me era questa l'operazione, garantire questa erogazione enorme di denaro sui soggetti privati con il consorzio Terra d'Accoglienza, che era fatta dai sindaci del comune. Allora, che dovevano fare un'opera di integrazione, ma secondo me dovevano fare anche un'opera di filtro. Non so se questo lo hanno fatto, perché non ho documenti tali da poter capire bene tutti i passaggi. Allora, per esempio, il comune di Caltagirone non entrò in questa operazione e altri comuni non entrarono.
Gran Michele, come non entrarono magari per un'ottica diversa, probabilmente, certo, per non avere poi la possibilità di avere i loro territori pregnanti di sprar, non lo so, non ho idea, giusto? Io da sindaco non li avrei voluti, perché ho una visione diversa sulla solidarietà in rapporto all'emigrazione. Quindi anche gli sprar io li controllerei in modo diverso, farei altre cose, cioè la visione è completamente Mi dispiace che questa cosa continui ancora col comune di Caltagirone. Giustamente non c'è più l'amministrazione, il commissario si trova anche questa cosa, perché noi abbiamo in questo contesto una convenzione in atto che devo dire ha anche lì dei punti d'ombra non belli, ma non sempre per colpa del privato, secondo me, ma sempre per la parte pubblica, perché la parte pubblica quando fa un bando, ritorniamo ai bandi, giusto? Quando fa un bando, se io il bando lo voglio confezionare, trovo dei criteri per restringerlo. Questo è stato fatto anche con la convenzione del comune di Caltagirone. Certo, non è turbativa d'asta, giusto? Penso almeno che non lo sia. Però avere messo tra i requisiti per aprire gli sprar a Caltagirone quelli di avere il punteggio per avere gestito il centro di accoglienza rifugiati già è preclusivo per chi deve andare a vincere la gara. Ora non sta a me giudicare se l'errore tra virgolette è stato fatto dalla pubblica amministrazione o dal soggetto privato, però questo è, noi ci troviamo tutti questi sprar a Caltagirone perché il soggetto attuatore della convenzione tra il comune di Caltagirone e il ministero è il Sol Calatino. Non è che poi va a gestire gli sprar, chiaramente ha cooperative consorziate a cui poi fa riferimento, perché nella logica il Sol Calatino è una bella realtà, è una bellissima realtà, speriamo non inquinata da queste situazioni. Perché dico che è una bella realtà? Perché aver permesso in modo così frastagliato di inserire diverse cooperative nel campo sociale, nel campo agricolo, nel campo delle peculiarità cittadine di ogni territorio, nella ceramica, nella formazione, cioè è un vanto per chi l'ha pensato, parliamoci chiaro. Io ripeto, ho una mia idea per quanto riguarda la gestione della solidarietà che collima molto con la gestione della solidarietà del Sol Calatino, comunque dell'ex presidente Paolo Ragusa, ma è indubbio che l'operazione in sé, vista da un'ottica positiva, potrebbe essere, magari sarà, passata questa tempesta, magari sarà il fiore all'occhiello di questa realtà territoriale. Perché dico questo? Perché poi ciò che non comprendo poi è il risvolto politico di tutta questa situazione, specialmente a livello locale. Perché non mi piacciono poi, no, magari quello che nasce all'insaputa di quelli che gestiscono, gli apicali che gestiscono. Perché aver aperto due sprar in via Circonvallazione a San Francesco per minori per giunta con provvedimenti di autorità giudiziaria prevedono tali
tali attenzioni anche di ordine di pubblica sicurezza che nei fatti non ci sono. E se poi nello stesso locale facciamo la convenzione per cui apriamo la mensa dei poveri aperta a tutti, così come dice la convenzione, che dovrebbe gestire gratis, io poi potrò vederlo negli atti, però gratis dai 50 ai 100 pasti al giorno per chi vuole andare, al di là del fatto che sia immigrato o sia con la pelle bianca o nera, o sia musulmano o sia cattolico, sia, quindi una convenzione fatta bene sotto il profilo del ragionamento e dell'idea solidale, certo, poi bisogna, tutto viene fatto e poi viene calato nella realtà. Quindi ci sono questi sistemi di sicurezza che garantiscono la collettività, perché in tutto questo poi c'è un problema della collettività che noi dobbiamo non solo analizzare ma focalizzare. Troppi sprar, ricordi quello che è successo per giorni al Geranio, magari era di una cooperativa di Nuova Vita, signora Finocchiaro di Siracusa, non convenzionata col Solco, ma per esempio il Geranio, convenzionata anche col Solco, quella che era in via Pitrelli, Regalseme, fine Semini, c'è ancora nei locali papale, così papale. Ecco, anche lì che per giorni volevano assolutamente andare via, fermarono le strade, queste cose non debbono succedere. No, io facevo un cenno a questa casa di cooperativa San Francesco, mi hai detto, sì. No? Ecco, io conservo, ma ricordo ai primi di maggio, due pagine intere su Repubblica Nazionale, sull'edizione nazionale, non quindi quella regionale, sì. Ecco, ma ho fatto un reportage su questa cooperativa San Francesco, con foto, con interviste, quant'altro, sì, in modo eccellente, diciamo. Attenzione. Ripeto, Repubblica, attenzione. Sì, ma chiunque, a parte il fatto che non dobbiamo mai. Tu che ormai da 35 anni fai televisione, sai benissimo che a volte la televisione può essere un veicolo che non sempre rispecchia, se vuole. Non sempre rispecchia la verità delle cose. Non dico qua. Ma tu hai portato l'esempio di. Ho detto tu che fai televisione, sai che la televisione, non la tua televisione, la televisione. Hanno detto che Berlusconi ha vinto le elezioni perché aveva le reti televisive. Significa che con le reti televisive si può veicolare il cervello delle persone. Con i giornali si può. Tutta la pubblicità, la propaganda è questa. Quindi. Questo è il ragionamento, quindi io spero che tutta questa storia si chiuda bene per questi signori, perché nessuno vuole augurare male a nessuno. Però c'è un fatto politico locale, perché questa cosa localmente bisogna aggiustarla, bisogna veicolarla bene, bisogna capire chi c'è dietro. Bisogna capire quali sono gli interessi solidali, tra virgolette, che muovono queste persone, perché così facendo continueremo sempre di più ad aprire. Ne abbiamo fermata una a Bungavillea, volevano aprire in via Bungavillea un altro SPRAR, volevano aprire un altro SPRAR nell'asilo dell'Acqua Nuova. Cioè, qui non è che può diventare il paese degli SPRAR. Bisogna avere una normale equilibrio un normale equilibrio nelle cose, anche perché non è, ripeto, la solidarietà è una cosa seria e non si scherza, però io non voglio vedere ragazzini fermi sui semafori che importunano la gente, non vorrei vedere con le biciclette gente che rovista e sversa tranquillamente
Ho fatto un'indagine su questo. È un problema culturale. Non è un problema. Nei cassonetti con le biciclette, ai semafori, sono tutti ospiti del CARA di Mineo. No. Non sono degli spar. Ancora peggio. È questo, ancora questa, peggio. Questa è la realtà. Peggio. L'ho verificato, l'ho certificato. Ed è ancora chiaro. Peggio. Sì, questa gente non deve fare. Però ripeto, non sono ospite degli spar. Ma sono ospiti che arrivano dal CARA di Mineo. Ma questa cosa, ancora di più bisogna focalizzare. Perché se viene a Caltagirone per i semafori è un fatto. Se invece di venire a Caltagirone, per assurdo, va dall'altro lato e va a Librino, certo. E si va a rifornire per rivendere, è ancora peggio. Cosa che succede? Non l'ho detto io. Cosa che succede? Non l'ho detto. Cosa che mi succede? È stato ripetuto, non l'ho detto. Comunque io questo qui, per questi ospiti, che si trovano in giro per la città nei cassonetti, ai semafori, con le biciclette, con le robe, sono tutti ospiti che vengono dal CARA di Mineo, fanno sali e scende, non sono gli ospiti negli SPRAR, siccome abbiamo un regolamento comunale, di polizia municipale, mi pare che sia l'articolo 48, non ricordo bene, che prevede, che vieta il bivacco l'accattonaggio, la richiesta dell'elemosina. Ecco, allora ci si muova anche in questo. Bene, chiudiamo questo spazio. Grazie Angelo Malannino. Come? Hai detto uno sforzo, stai dicendo chiudiamo questo sforzo. Questo spazio. Angelo, ci vediamo alla prossima. Dai. Va bene, buonasera e grazie. Fatti la barba, mi raccomando, la prossima volta con la giacca, non dico la cravatta, meno freak. Ciao Angelo. Bene, pausa pubblicitaria, vi saluto qua, lascio il microfono a Nancy Sainbene per la chiusura. Buon proseguimento.